Stone abitavano nell'appartamento di fronte a quello dei Miller. Jim faceva rappresentante per una ditta che fabbricava pezzi di macchinari e riusciva spesso a combinare le trasferte di lavoro con i viaggi di piacere. Ora, per esempio, si sarebbero assentati per 10 giorni, andando prima a Cheyenne e poi a St. Louis a trovare certi... avevano come l'impressione di essere i soli nella loro cerchia, essere rimasti in qualche modo fuori. Ai Miller pareva che gli Stone conducessero una vita più intensa e brillante della loro. I vicini andavano sempre a cena fuori, invitavano gente a casa o viaggiavano per tutto il paese in occasioni di impegni di lavoro di Jim.